È un'indagine che si basa su un'ipotesi, non è detto sia quella giusta. Valmadrera per l'inaugurazione di un nuovo impianto di Alstom, il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana interviene sull'inchiesta rispetto alla mancata zona rossa in provincia di Bergamo nel mese di febbraio 2020. Secondo i PM, Fontana, insieme all'allora premier Giuseppe Conte, all'ex ministro Roberto Speranza e all'ex assessore Giulio Gallera, avrebbero potuto evitare con le loro scelte 4.000 morti di Covid. Io non ho ancora ricevuto la notifica adesso, quindi questo lascia intendere un po' il modo in cui si svolgono queste procedure, ma lasciamo perdere ogni polemica. Quello che voglio dire è che il merito mi lascia estremamente perplesso. È una indagine che lo stesso procuratore ha detto che rischia di disfolversi nel vento. Io credo che quando si fanno le indagini bisognerebbe avere ben chiara la certezza della commissione di un reato e poi proseguire eventualmente. In questo caso il fatto che si debba, secondo le affermazioni dello stesso procuratore, rendere la verità di quello che è successo mi lascia molto perplesso. Io credo che la magistratura debba accertare eventuali reati e in questo caso credo proprio che sia ben difficile individuare reati di qualunque genere, anche perché anche l'accusa che io non ho visto ma che leggo dai giornali è fondata su un'idea, su un'ipotesi, ma che non è detto che sia l'ipotesi giusta.